Siamo con Aldo Marrari, che è il direttore artistico della compagnia teatrale Passepartout. Nata negli anni 90, tu sei entrato dal 94, mi raccontavi. Esatto. Cosa ti ha fatto iniziare a far teatro? Teatro è stata prima di tutto la curiosità, perché sin da bambino io cercavo comunque di imitare alcuni personaggi anche dello spettacolo, e poi la curiosità mi ha portato a approcciarmi con il teatro, quindi ho iniziato per una passione che avevo già dentro, probabilmente sin da bambino. E scrivi anche i pezzi, le commedie? Sì, Passepartout è nata, come ti dicevo, nel 90, poi dal 94, io è dal 2000-2001 che seguo un po' la regia anche delle rappresentazioni. Alcune le scrivo io, altre le prendiamo un pochino spunti anche sociali oppure da dei film, facciamo delle rielaborazioni e li presentiamo in una veste nuova, una veste diversa. E adesso ultimamente quindi ci alterniamo tra scritture mie, tra cose che tiro fuori io, a cose anche, abbiamo fatto un sarto per Signora di Feydeau, che è un classico della commedia francese che ha avuto un grande successo l'anno scorso. A chi hai indicato fare teatro? A chi lo consigli? Allora, teatro è veramente consigliato a tutti, nel senso che sin da bambini noi recitiamo, perché il fare teatro è un qualcosa che abbiamo di innato. L'imitare, iniziamo da bimbi a imitare i grandi, e per cui questo modo di imitare poi diventa un recitare nella vita di tutti i giorni, diventa un mettersi, un confrontarsi, insomma. E il teatro ti aiuta a interpretare dei ruoli, e quindi può essere così indicativo anche nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, come affrontare le cose. Esercitarsi a teatro, a far prove, può aiutarti anche ad affrontare situazioni più disparate. Viene in mente i ragazzini che sono sempre più aperti sui social, però magari si trovano sempre un po' più in difficoltà nelle relazioni umane. Il teatro può essere una risposta? Il teatro lo può essere, è per questo che io faccio anche qualcosina nelle scuole, quindi vado nelle scuole elementari dove cerco proprio di far capire l'importanza del teatro, sin da piccoli, perché comunque i bimbi, soprattutto nell'età elementare, hanno proprio voglia di relazionare tra loro, piace il teatro, piace come approccio e soprattutto la possibilità di far gruppo, di stare insieme. È un modo chiaramente che va coltivato, per cui non soltanto elementare, ma bisognerebbe continuare il percorso anche nella fase adolescenziale, proprio per evitare che si stia sempre attaccati alla tecnologia in maniera eccessiva. È utile, però bisogna saperlo usare. Allora, questa sera c'è uno spettacolo di streghe, contadini, tra cui io, che interpreto un contadino, una figura diciamo così simpatica, che è un po' un elemento che distrae e crea un po' un contrasto con le streghe, che sono invece molto serie e molto, diciamo, malvagia. E i santi cosa c'entrano? I santi, beh, c'è San Grato, che è proprio la figura di riferimento, principe dello spettacolo, e colui il quale poi salverà i contadini e anche tutti gli abitanti di Cressan da, diciamo, questa forza demoniaca delle streghe, che vogliono sbarrare la dora e quindi annegare tutti gli abitanti di Cressan. Thank you.